Un saluto, come state? Ben ritrovati. Vi invito come sempre a commentare numerosi qui sotto e iscrivervi al nostro canale in questa zona. Sono ore caldissime sul fronte Milano-Londra, sul fronte Milan-Newcastle per quanto riguarda Sandro Tonali. Cosa succede? È arrivata nelle ultime ore una proposta di offerta da 60-65 milioni del club inglese nei confronti del Milan per Tonali. Al suo turno una proposta da 7 che potrebbe essere anche rivista al rialzo. Il Milan dice no a quella cifra perché vuole ottenere più soldi. Dall'altra parte, il giocatore che oggi è impegnato con l'Under 21, che alle 17:30 parlerà in conferenza stampa, in questi giorni, insomma, è impegnato con l'Under 21 da capitano per l'Europeo, parlerà, ma nel frattempo il suo entourage in questo momento si trova a Londra. Si trova a Londra e questa è una testimonianza molto significativa del fatto che il suo entourage stia parlando con il Newcastle e stia di fatto trattando, stia ascoltando la proposta e che si sia seduto a un tavolo. Quindi il no a priori di Tonali non è arrivato, Tonali che ha la possibilità di andare a guadagnare più del doppio dei soldi. Purtroppo, insomma, sappiamo che i sentimenti, le emozioni, l'appartenenza stanno diventando, insomma, casi molto singolari. Tonali incarna tutto questo, dall'altra parte vede un Milan che non si capisce bene che cosa voglia fare, è andato via anche Paolo Maldini e arriva un'offerta mostra che lui, ripeto, sta ascoltando. Non significa che l'accetterà, ma comunque è un passo importante il fatto che il suo agente si trovi a Londra. Tra l'altro, attenzione anche al Chelsea, a proposito di Londra, che segue con attenzione e potrebbe inserirsi da un momento all'altro in questa trattativa. Il Milan dice no alla prima offerta, ma la sensazione è che ne possano arrivare un'altra a cifre superiori se ci sarà il benestare di Tonali. L'entourage a Londra, questo è un fatto molto significativo. Vediamo cosa succede. Ditemi che ne pensate, commentate qui sotto numerosi e iscrivetevi da questa parte se non avete ancora fatto. Un saluto a tutti.